di cocaina, quindi come diceva il collega, un quantitativo che anche in piazze più grandi è assolutamente, diciamo, non trascurabile, ma la bellezza di questa attività è legata sia allo spirito di osservazione dei colleghi, sia alle modalità, con cui è avvenuta l'operazione. Due i soggetti arrestati, due cittadini albanesi, incensurati, che a seguito della convalida dell'arresto sono stati poi destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'attività che si svolge ad Alessandria, parte con il monitoraggio di un soggetto che c'era stato indicato come dedito all'attività di spaccio di stupefacenti. In questo contesto viene pedinato, viene visto questo soggetto mentre si incontra con un connazionale che si allontana in auto. L'intuito ha portato i colleghi a ritenere che si fosse consumato una cessione di sostanza stupefacente. Bloccano la macchina dal casello autostradale e la macchina però all'interno non ha nulla. Una scatola di scarpe che avevamo visto il soggetto ricevere dal soggetto monitorato, vuota. Visto che il soggetto di Alessandria non era e ci risultava un po' difficile che fosse venuto per una scatola di scarpe vuota, abbiamo approfondito anche con l'unità cinofila, grazie all'aiuto dell'unità cinofila, e vi faccio vedere l'astuto nascondiglio che era utilizzato da questo soggetto, che aveva un doppio fondo all'interno dell'auto, che si sganciava con una sorta di uncino, un nascondiglio, azionato poi a livello elettronico e all'interno, come vedete qua, si alzava e nascondeva questa sostanza stupefacente che voi vedete qua, che adesso è aperta ma che era assolutamente sottovuotata, riteniamo di una qualità, assolutamente elevata. Così recuperata questa prima parte, mezzo chilo di sostanza stupefacente, vedete già con l'indicazione delle pezzature, i colleghi bloccano anche l'altra persona che viene bloccata e che fortunatamente era stata seguita nel box in cui era occultata questa sostanza stupefacente. La perquisizione del box consente di recuperare 1,3 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 4.000 euro. Il livello dei soggetti, secondo noi è comunque non trascurabile, sono soggetti incensurati, ma che proprio per questo, erano molto avvezzi a modalità, diciamo, di occultamento astute. Uno usava un doppio fondo, l'altro un box a lui non riconducibile. Quindi questa è la prima bella attività, che gli uomini della squadra mobile hanno fatto, che ha portato all'arresto di questi due soggetti che sono ancora in carcere. E l'altra la vedete qui, appena 7 giorni dopo, a seguito di servizi di monitoraggio di un cittadino italiano questa volta, i colleghi intervengono e lo bloccano mentre, si trova vicino a uno dei box oggetto di monitoraggio che era in pozzolo formicato. Il soggetto viene subito trovato in possesso di sostanza stupefacente, soldi, aveva 7.400 euro in contanti, come se si dà il via alla perquisizione dei due box e questo è il risultato. Quindi 3,6 kg di marijuana, 2,4 kg di hashish e quasi 80 grammi di cocaina, più i soldi che sono stati sequestrati. È un bel risultato, l'uomo, è stato condotto in carcere e a seguito di convalida è stata applicata la custodia cautelare in carcere, quindi sostanzialmente anche da questo punto di vista è una conferma della bontà del lavoro che è stato fatto e che in appena 7 giorni è consentito di sequestrare complessivamente quasi, insomma, 8 kg di sostanza. Sicuramente un'attività proficua, quella svolta dagli uomini e le donne della squadra mobile, che a seguito di servizi di monitoraggio e osservazione ha consentito di trarre in arresto complessivamente 3 persone, due di origine albanese e una italiana, che detenevano sostanza stupefacente. La prima attività, che è stata svolta il 23 di novembre, ha consentito l'arresto di questi due cittadini albanesi incensurati. Il primo ritenuto responsabile della cessione di mezzo chilo di cocaina e della detenzione di 1,3 kg di cocaina,
e invece l'altro ovviamente era il soggetto che questo mezzo chilo di cocaina l'aveva ricevuto, l'aveva occultato all'interno di un doppio fondo che si azionava elettronicamente. Il terzo soggetto, un cittadino italiano che resideva a Novi Ligure, è stato arrestato per il possesso di 3,6 kg di marijuana, 2,4 kg di hashish e quasi 80 g di cocaina. Con sé aveva una busta contenente 7.400 euro che riteniamo destinata all'acquisto di nuova sostanza stupefacente, verosimilmente. È un'attività che è il frutto di servizi di monitoraggio, servizi di pedinamento, dell'impegno degli uomini e delle donne della squadra mobile che insomma hanno passato diverse settimane dietro questi target.